Comunque, allora, esplorerei l'interno di questa base. Cosa ci raccontano questi Team Stars? Oh minchia, c'hanno i Cyclizar modificati. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You got it. Ma non parla. Ho sbloccato la prima persona. Il niente, non si può parlare con nessuno. Hai già sconfitto il capo di questa base. Vuoi comunque sfidare il Team Star con i primi tre Pokémon della tua squadra? Allora, in verità mi aspetto che ci sia una reward, perché questa sezione di gameplay è tremenda, quindi perché rifarla? Lo slogan di questo gioco è stato: vivrete Pokémon in un modo che non avete mai visto. Avevano ragione. È idea di gameplay più inconcludente di 26 anni di franchise Pokémon. Capo, perdonaci, non siamo riusciti a difendere la base. Quale capo? Non c'è più. Sei soddisfatto ora? Fai un piacere a tutti e levati di torno. Quindi 3000 PL. E quindi soldi. Andiamo al cazzo di atrio di merda. Dove andare? Fa le lezioni. Ben trovati, il mio nome è Oranzio e insegno educazione artistica. Potremmo farci delle domande sulla differenza tra l'azzurro del cielo e l'azzurro del mare, oppure sul mutare dei colori degli alberi, o ancora sul movimento del mulino a vento di... Miei carissimi studenti, come state? Siete tutti in forma? Chad, my name is Solvis. Di nuovo, my name is Solvis. Durante le mie lezioni imparerete un sacco di cose interessanti sul mondo delle parole. Allora, aspetta, posso far evolvere un Pokémon? Ma certo. E allora fai evolvere... Toadschool. Toadschool, vai, sì, Toadschool. Ma che cosa ci fai in tutte ste caramelle? Ci credo non ti si evolvono, io li drogo ogni 5 minuti. Vediamo. Yes. Non sono pronta. È molto simpatico, spero che sia simpatico anche il prossimo. Per me ci sta. È shiny. Per rosa. Che schifo. Il mio primo shiny di nona generazione. Che pomo. Preso. Facciamo un attimo uno scambietto. Così vediamo anche le animazioni di scambio. Nella stessa animazione di Spike. Qui no. Bella. Nei trailer non andava a questo frame rate. Guardate, c'è un pubblico proprio che si è radunato qui per questa battaglia. E allora cosa facciamo? Dove sono io? Io sto dando istruzioni sussurrando gli attacchi di Knucklestuck nelle orecchie di Psyduck. E ricordiamo che costa 60 euro assolutamente. Oddio, chi si evolve? Smoliv. Attenzione. Le tagliatelle di nonna Pina. Che carina! Sanflora fiora fra la Florida flora. Sanflora fiora fra la Florida flora. Ti piace? Non scegli lingua che ho inventato io. Devi morire. Sanflora affiora fra la Florida flora. Sanflora affiora fra la Florida flora. Sanflora affiora fra la Florida flora. Che cazzo gli faccio a Sanflora che affiora fra la Florida flora? Gli succhio le pa... Allora fai... Ma di nuovo? Chi è? Velusa è il predatore dei Diglett! Oddio! Finalmente! Crudol! Ma come da dire sto braccio, sto così? Bello! Va bene! Vugtrio! Eccoli i tre gatti! Ok, cosa sta facendo quel Cyclizar? Raga, sta entrando in sincronia con la voragine di Paldea. Ah! No, la voragine l'ho catturato. Qui c'è un Trainer. Ma che è? Bramblin! Ciao Bramblin. Nuovo! Cos'è? Cos'è? Una palla? Oh. Doma! È lo sterco orario! Ok, questo va in squadra. Il Kaka Enjoyer. Rellor, che è
l'anagramma di Reroll. Madonna che bella vecchia. Guarda che bella vecchia. Sbaglio o a scuola ti ho visto chiacchierare in amicizia col preside Clavel? No, lei vuole fare sesso con Clavel. La mia app mappa continua a girare. Coglione, puoi fixarla. Tutto pronto. Ciao Gianfrancone. Gianfrancone, devi premere A. Dai. Gianfrancone, merda. Ha preso Garchomp, Gianfrancone. No, non serviva, secondo me. Non si amerà mai Gianfrancone. Ma dove ce l'hai il drago, scusami? Oddio, aspetta, non si vede perché ce l'ha nella testa, ma la testa è sottoterra. Hanno fatto davvero sta cazzata. No, ok. No, ma ce l'ha nel culo! Raga, ce l'ha nel culo. Raga, un drago nel culo. È la cosa più memabile dell'universo. È morto. Gianfrancone ci è andato pesante. Gianfranco sa quello che fa. Ok, suspense. No, ragazzi, guardate che ha fatto male lo spazio del Pokémon e compenetra il Pokédex, il modello, e quindi gli taglia la chiera. Che fastidio. Varun. Ah, ma hai trovato il motorino? È proprio come si vedeva nel trailer. Non granché. Poi entriamo a Leudapoli e visitiamo un'altra grandissima città che sarà sicuramente piena di prompt. E dall'altra parte devi ritornare dove c'è Gesù Cristo. C'è Gesù Cristo, ci sta là sotto. C'è Gesù Cristo. Questi cazzo di Pokémon invisibili investiti. Ci siamo. Io sono davanti alla città. Comincio l'esplorazione, tanto Chiara arriva a breve. Leudapoli è la città della tecnologia e degli affari. Te la stai godendo? A nord di qui c'è il viale. Madonna che fit sta tipa. Controllo void. No, non si può fare il void qua. Ragazzi, non sono compenetrabili. Perché questi no? Ok, sì. Vediamo le pubblicità. Ok, chi sarà? La Evo di Quaxly, quindi Quaxwell, che fa la pubblicità delle carte di credito. Va bene. Che carino. Spiegatito sotto. Che chiudi. Quello è Fuecoco. Ha un nido in testa. Ha un nido, sì, tipo un uovo in testa. E fa la pubblicità dei cereali al gusto bacca. Poi abbiamo Jonna Bigonna con le scarpe rosa. Lei è la modella. Lei è Tulipa. Va bene. C'è un Pokémon in volo sopra il mare. Mi serve l'inquadratura perfetta e... ecco, clic. Chi è? Di chi stai parlando, sto... Immobiliare Paldea, sede principale. E non si può visitare sta roba. Aspettate, Ok, vi assicuro che non entreremo mai nell'immobiliare Paldea. Guardate, io non capisco che cazzo avessero in mente quando hanno celebrato questi 5 edifici dentro Leudapoli nei quali non c'è niente. Non posso che pensare per l'ennesima volta che avessero delle idee in questo gioco e non le hanno portate a termine. Non hanno avuto tempo di fare. Cioè, no, questi sono i 5 edifici leggendari, incredibili, mi raccomando, ci fai 50 targhette e dentro non c'è niente. Beh. Ma ti ricordi quella professoressa di cui parlavano tutti tempo fa? È un po' che non la si vede in TV o sui giornali. Questa prima cosa importante di tutta la città, Olim dunque è un po' sparita dalla circolazione. Chissà dove. Nel void, hanno compenetrato troppo molto. Ma che cazzo mi stai dicendo? Vuoi fare il cosplay del tassista? Subito, dov'è? Dov'è questo negozio? Dov'è questo negozio? Casco da corsa. Merda! Power Ranger. No, ma c'è anche quello da Power Ranger, guarda. Vabbè, ora ho il casco, sono un Power Ranger. Let's go. In palestra? Sì. Direi proprio di sì. Città completata, non facendo niente come al solito. Pronto, Saidonia? Sono io? Stai ancora facendo il giro delle palestre? Dove sei adesso? Ah, ma sei qui nei paraggi, allora ti raggiungo, non ero assolutamente già qui. Che ne dici, ci facciamo una lotticina di riscaldamento prima? Oddio, sì. Grande, questo sì che è lo spirito giusto. Va bene, allora è deciso. Non depone bene questo Rockruff, non evoluto. Riscaldiamoci un po' in vista della palestra, forza, mettiamocela tutta. Al 21, amici, Resciottiamo il mondo. Raga, 21 col ben di Dio che c'era da esplorare. Va bene. Mott scrive, io sono arrivato da lei a 40. Minchia. Crocalor. Da coccodrillo e calore, ok. È ancora presto per cantare vittoria. Col mio ultimo Pokémon ribalterò le sorti del cazzo. Va bene. È per questo che c'aveva la gallina in testa. Probabilmente poi questa gallina, questo uovo si schiude, esce fuori la gallina che gli sta in testa e lui diventa un coccodrillo quadrupede. Crocalor. A me piace tanto. Sì, a parte che sembra un sombrero, vabbè. Terra cristallizza la ragazza. Che culo. Proviamo un po' questa nuova mossa. Vai, Crocalor, brucia tutto. Mi fai un cazzo. Io ti sciotto invece. Vi converso. Tutto il dolore. No?
Sì, ovviamente l'hanno fatto per in modo da farlo somigliare a un sombrero. Ah, hai fatto passi da gigante. Hai davvero solo due medaglie delle palestre. Visto quanto sei forte, pensavo ne avessi di più. Però che lotta. È stata molto distruttiva, direi. Tieni, un piccolo regalo per ringraziarti della bella lotta. Grazie. Edonia, diventa sempre più forte, ok? E poi ancora di più. E poi di più ancora. Così potremo lottare a più non posso, hai capito? Siamo esperti di chissà rese. Buenos day, buenos day. In un altro universo, questi qui dicono siamo esperti di Sedonia Chiara. Palle, Max. Il Poggo, pure ancora, siamo esperti di Dario Moccia Twitch. Mio padre, Depefo. Guarda la sua testa. Per affrontare la capopalestra Chissara dovrei superare l'esame della palestra. L'esame della palestra di Leudapoli consiste nel partecipare a un programma di Chissara, il quiz. Chissara è anche una vlogger. Partecipa al suo show come ospite e aiutala ad aumentare le visualizzazioni e ricevere tanti mi piace. Quando uscirai ti sarà tutto più chiaro. Buona fortuna. Allora... è interessante, hanno la mia attenzione. Sì, 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 voglio vedere cosa faranno. Anche mi io. Che sia... una merda. Elettrine ed elettrini, eccoci. È arrivata l'ora di Machisei TV. Quella, salve, salve. Lei in overlay, questa è un'idea carina. Buenos day. Arrendetevi alla mia elettrotela, vi chiederete, ma chi la conosce? Chi sarà? Bingo, sono Chissara, la capopalestra. Buenos day, sono te. Ma dai, parli già il chissarese, chi se l'aspettava? Carissimo sfidante, grazie per essere venuto qui alla palestra di Leudapoli per incontrarmi. Ah, ma i miei occhiali si stanno penetrando con il casco. Se vuoi fare una lotta top con me, dovrai aiutarmi a viralizzare questo video. Ta-da! Signor passante, si faccia avanti! Ma non è un passante, Clave. Ma Clave non ha un cazzo da fare! Oibò, che coincidenza fortunata incontrarla qui, mio giovane Saidonia. Colpo di scena, Lettrini. Sembra che lo sfidante e il nonnetto e il signore si conoscano già. Quello che dovrai fare è giocare a nascondino con il signorotto qui presente. Cos'è Five Nights at Freddy's? Per scovarlo potrai usare le telecamere sparse per la città. E quando lo avrai beccato tre volte, bam, esame superato. Ho chiamato questo esame nascondino e Chissara. Come possono unirlo in maniera idiota? Non lo so. Caccia ad alto voltaggio, trova il nonnetto di passaggio. Oh my god! Oh Gesù! Detto ciò, spero che avrà riguardo del suo preside. Va via velocissimo, bravissimo, atletico da morire sto nonno. Del resto si scopa nostra madre. A quanto pare possiamo cominciare. Oddio, ma è lì. Ho capito, è dov'è Waldo sto gioco. Pronti, via! È lì. Per bacco, sono stato scoperto. Saidonia ha scovato il signor passante. Vabbè, erano tre livelli, eh. Dovrei lottare contro un mio fan. Iscritto di Machisei TV al rapporto. Lui è un sub tier 3, eh. Ci sta comunque, anche perché sembra un Mexican. Un super mega trionfo. Il nostro sfidante è al top della forma. Passiamo all'inquadratura successiva, ecco. Io qui non l'ho visto a colpo d'occhio, l'ho visto dopo. Questa era carina. Il nonno il passante si è nascosto qui in giro, quindi aguzza lo sguardo e cercalo. Quello di prima mi ha fatto sentire proprio cretino. Questo ho detto, un adulto lo risolve in 10 secondi, un bambino forse in un po' di più. Ma tu guarda, io che credevo di essermi mimetizzato alla perfezione. Il signor passante è stato beccato per la seconda volta. Dovrai lottare di nuovo, poche fanatico, fatti vedere. Un altro sub. Non posso permettermi di perdere davanti alla nostra queen. La definita queen. Andando avanti ascoltando quello che dici tu. Ok, ok, sì, per non rimanere per indietro. Alla... Sandrone. Sandrone manda Fluffy. Metteremo Knuckles Stack di nuovo. No, come fan di Chissara vinco io. Bene, passiamo alla prossima inquadratura. L'ho visto. Erano tutte facili. Questa era la più facile secondo me, perché non sarà in primo piano Clavel, quindi guardi subito oltre. Ed è... Oibò, mi ha trovato di nuovo. Lei è degno di tutta la mia ammirazione. Va bene. Comunque la migliore che abbiamo fatto, eh. Ed è... tutto dire. Vuoi sfidare la capopalestra Chissara, conosciuta anche come la streamer elettrica? Elettrine ed elettrini, siete pronti? Moncas. Il voltaggio sale a 1000 perché è l'ora di Moncas TV. Cari elettrini, ecco a voi Saidonia. Yay! Troppa telecamera.
morite dalla voglia di vedere la vostra Kissara in una lotta top, giusto? Electro King ha donato 5.000 pokedollari. È vero, elettrico per me. Siete tutti impazienti, eh? Ah, un grazione a elettrico per il suo contributo. Grazie per il Prime. Grazie per il Prime, l'elettrico. Vatela al 15, sarà? Dai, 23 con 4 Pokémon, forse... Il terrore di Paldea, Naturstack. E tra l'altro mi fa smadonnare perché contro i selvatici fa schifo, ma contro gli allenatori è Dio. Elettro e basta, mi pare. Carino il suo lancio della Pokéball. Attenzione a Pistol Water, ma noi abbiamo fatto la predict della vita. Ok, buono Death Spoo, amico. Tra l'altro abbiamo una quantità di moltiplicatori assurda. Mega assorbimento prende la stab, la terra e il campo. E comunque non gli facciamo un cazzo. Arriva la scintilla. Non rimanere paralizzato, ti prego. Dio Cristo! Let's go. Pure io uguale. Ero piantato. Ok, è Belly Bolt che ha un sacco di difesa speciale, perché questo ha preso una trambata assurda sotto campo erboso, sarebbe morto. Ciao Luxio, stiamo per scoprire l'ultimo Pokémon di Kissara. Miss Majus. Cazzo, con X? Mi sciotta. Ok, Shagura che è comunque stab. Mi uccide. Un 60. La sguma malissimo. Bianks, hai ragione. Fuori ci sono selvatici più forti. Bella. Hai brillato più di 1000 lampi. Si aggiudica la vittoria lo sfidante Saidonia. Io con gli occhiali compenetratissimi. Comunque, abbiamo un evento importante. Chiedo scusa, io mi chiamo Alisma. Sono la presidentessa della Lega Pokémon, l'organizzazione che gestisce le palestre. Scusa, ma ora devo andare, è stato un piacere. What? Lezioni, ora puoi frequentare il resto delle lezioni, quindi sono finite. Cioè, non ci sono altri step? Com'è possibile? Siamo alla terza medaglia di 8. Buonasera, Saidonia. Quale lezione vuoi seguire? Economia, cominciamo. Economia. Sì. Ragazzi, mettete via gli smartphone, inizia la lezione. Ma cosa succede se un Pokémon non ha più PP? Quando un Pokémon non ha più PP, non può usare le sue mosse. La lezione termina qui. Ricordate che la prossima volta ci sarà l'esame. Esame di metà anno. Ok, okay. Quindi abbiamo fatto solo il primo semestre. Ed è la terza medaglia, ci sta. Ha mi senso. Piace. Diamo il via all'esame. Quali tra i seguenti effetti non si ottiene mangiando una pietanza durante un picnic? Aumento della velocità. Da cosa sono influenzati i tipi di potere cibo che si ottengono grazie alle pietanze? Farcitura e condimenti. Sì. Quale bacca ha l'effetto di far recuperare PS a un Pokémon? Io direi bacca lancia. È giusto. Lucia voleva che un Pokémon usasse autonomamente uno strumento durante la lotta, quindi gli ha dato una bacca arancia. Ha agito in modo corretto? Sì. Se una mossa rimane senza PP, non può più essere usata. Quando si esauriscono i PP di tutte le mosse, il Pokémon può solo innervosissimo e a rimanere immobile. Falso. Posate le penne. L'esito del tuo esame di economia domestica è? 5 risposte esatte su 5 nel godimento. Promosso. Congratulazioni. Storia 3 con speculo annesso, quindi preparatevi. Come vi ho già spiegato nella precedente lezione, l'epoca delle grandi esplorazioni dell'Area Zero iniziò circa 2000 anni fa. L'impero di Paldea, che per lungo tempo aveva investito in quelle ricerche un capitale di risorse umane ed economiche, iniziò a declinare. 200 anni dopo questo declino, ovvero 800 anni fa, l'impero si unì ai paesi circostanti. What? Diventando la Paldea che conosciamo oggi. Ah, a proposito, sembra che la fondazione di questa illustre accademia risalga proprio a quel periodo. Pensate un po'. Questa, la meno interessante delle tre. Ehi là, testoline. Come vi avevo anticipato, oggi vi aspetta l'esame di metà anno. Siete pronti? Come viene chiamata la formazione geologica che si trova al centro di Paldea? Fondovalle di Paldea, direi. Secondo le credenze popolari, cosa giace nelle profondità dell'Area Zero? A quando risale l'inizio del dominio imperiale sulla regione di Paldea?
2000 anni fa. Quando è stata fondata questa scuola? 805 anni fa. Se hai fame di sapere, mangiati un'arancia. Tempo scaduto, giù penne, matite e pennarelli, miei cari. 5 su 5, let's go. Aspetta, nell'atrio c'è il timer. Chi si vede, sa Idonia? Perdonami se ti faccio una domanda un po' strana. Per caso mi stavi guardando da un po'? Ovviamente no. No. Probabilmente come la sorella sente le presenze? Certo, perché mai avresti dovuto? Ti chiedo scusa. Devi sapere che ultimamente mi sento osservata. A volte ho proprio l'impressione di avere lo sguardo di qualcuno addosso. Non intendo lo sguardo di un Pokémon, ma di una persona. La voglio uccidere. Ho chiesto anche un parere a mia sorella che si intende di Pokémon di tipo spettro, ma ha escluso che si tratti di qualche spirito, che sarebbe stato il mio guess. Che sia uno studente che mi guarda di nascosto in attesa dell'occasione giusta per farmi una domanda? Se noti qualcuno con uno sguardo del genere, ti sarei grata se me lo facessi sapere. Così sarò io a fargli qualche domanda. Ma che cazzo, ma è creepissima questa cosa. Va bene, cerchiamo in giro. Ciao Sidonia, spero vada tutto bene. Signor Oranzio, potrei parlarle un momento? Tu, cosa ci fai qui? Lei è una domanda, Draghi. Mi era sembrato di averti detto chiaramente di non venire a scuola. Che cosa? Sta succedendo in questa scuola? Ma la nostra casata deve avere sempre la massima priorità. Ma che cosa? Oddio, lui è un domadraghi, per questo anch'io. E quindi è un super 4 di tipo drago. Infatti è anche un super 4. Sì, ma sì, è sì, un domadraghi, sì, che ha rinnegato la classe allenatore per fare il prof di artistica. Sì. Shit. Ed è vero, c'è il mantello. Sidonia, mi ha fatto piacere parlare con te. È sopraggiunto un impegno importante. Ti devo salutare, purtroppo. Ciao. Ah, c'è un Bronzong con problemi, amici. Ok, ok, è appena sparito in un'altra dimensione. Ci siamo. Ma che cazzo è? Ma non è un titano, è un tizio apprendissolo. Un poverino, ma sta male. Cosa? Giusto. Ok, lo inseguiamo, quindi. Ok, devi beccarlo e acchiappa la talpa. Semplicemente fagli fare un tot di giri. Sì. Capocchia, amore. Acciaio terra? È molto simpatico. Oddio! Earthworm. Non lo so, è simpatico, è il Gabibbo, effettivamente. Sì! Splash! È simpatico, voglio diventare suo amico. Pokémon pene ferreo. Mangia terra? Oh no, immune a terra. Il Gabibworm. Preso la mossa, fa danno super efficace sugli acciaio. Ma questa cosa che serve? Boh, questa cosa cosa? Perché è affasato. Io sono intrappolato per sempre nella tua terra. Boh. L'Earthworm dominante si è messo a mangiare qualcosa. Sidonia, sei riuscito a stunare il Pokémon dominante? Quello è il dominante del sottosuolo ed è lunghissimo. Ma dai, sembra pieno di energie grazie alle sostanze nutritive della spezia. Carriami Pum. Sono underlivellata. Non credo. Ah, perché si sciarca. Pum Pum. No, non gli faccio un cazzo. Ha una gran difesa allora. Pure stab sberle tese. Grande Pomo, 5 hit. Belandi Besughi sono il titano. Dai, altre 5 hit, Pomo. Per certi versi mi viene da dire che facendo i dominanti così pronti via, quantomeno non livelliamo mentre esploriamo. No. No, è vero. Secondo me molti di voi l'hanno fatto. Perché plata e volo. Difficile. Ah no, questo è il terzo. Allora no, ci avanza una spada, volo e qualcos'altro. No, che anticlimatico, si è ucciso da solo. Con? Confuso? Sì, potentissimo. E io ho messo addosso il fudge pin. Hai sconfitto l'Earthworm dominante. Bugio la Pokéball. Non lo sapevo, trovata. Hai trovato la spezia nascosta salata. La spezia nascosta salata allevia il dolore e il formicolio alle mani e ai piedi. Questa spezia farà stare ancora meglio il mio Vabostiff. Eccoti il solito. Un ottimo panino alla pepe. In omaggio c'è anche la medaglia dominante. Guarda, Saltbae. È proprio lui! Che te pareva? Ne ho preparato uno anche per quello là. Vabostiff, tieni. Questo invece è tuo. Piccino Vabostiff.
saltone. Ah, hai finito di mangiare, ma Bostiff? Oh, ora parlo. Ehi, hai sentito anche tu, Seidonia? Ma Bostiff ha abbaiato. Sì, vero? Devi averlo sentito per forza. Oh, era da un sacco che non ti sentivo abbaiare. Mancano ancora due spezie nascoste. Spero che mi accompagnerai ancora. E c'è un Tauros strano. Ma è rosso. Non capisco se è shiny, non capisco che cazzo di problemi ci abbia. Ha le code intrecciate. Ma che figo. Non verso il faro. È esclusiva scarlatto. È lotta fuoco. Ma in che senso forma di Paldea? Perché l'altro è una... È anche forma di Paldea, ma è una forma della forma di Paldea. Ma è shiny? Chi? Oddio, sì. Mi ha fatto le stelline quando l'ho trovato. Ho trovato squaccabilli shiny. Shiny, oh, shiny, sì. C'ha i capelli bianchi. Lo squaccab. Eccolo, eccolo. Signori, il terzo leggendario. Ok, qui c'era il vermone. Vermello pisello, lo trovo qua. Sei te? È lui, ho trovato. È nel primo encounter. Let's go. Ok, funziona. Quando viene assalito da un nemico, fa vibrare le ciglia laterali per investirlo con una tempesta di pugni. Ah, le ciglia laterali sono le manine. Allora, vediamo se con la caramella e se possiamo fare delle evoluzioni. Bella! Oh, Dollip si sta evolvendo. Che è bella. Molto bello. È molto bello sto Pokémon, cazzo. Sembra un leggendario. Hyper Drill? È una mossa nuova, Hyper Drill. Sì. Mi sa che questa è la mossa evolutiva, è una mossa nuova solo sua. Togli gli glare, assolutamente. Quindi è una mossa stab di Dunsparce che buca le protette a 100 bub. Eccolo! Quindi quando impara Hyper Drill si evolve. È uguale. Da Dunsparce. Si chiama Da Dunsparce. Ma è uguale a Dunsparce. Ma che merda! Abbiamo aspettato per 26 anni un'evoluzione che è Dunsparce più grande? È brutto in culo. Nel godimento davvero diventa uno struzzo. Non ci avrei mai creduto. Per me stavi perdendo tempo. Ma anche io ero molto convinta di stare a perdere tempo. Perché si evolve in questa cosa? Signori, il regno di Quasandro sta per cominciare. Ti carico? Dai. Carino! Got. Che carino! È un cazzo di stand di JoJo. Ma che bello! Incredibile! Ma guardate che cazzo di stile, raga. Cioè, pronto per una sfilata, ma è una drag queen. È uscito dal carnevale di Rio. Idroballetto. Idroballetto. È Roberto Bolle. Devo vederlo, sì. Ma come cazzo corre, scusami? Ma come cazzo? Incredibile. No, vabbè. È la stance base mentre aspetta di lottare. Incredibile. Una delle idol animation più fighe dei Pokémon. Ma ragazzi, morso con l'attacco che si ritrova Maboss, anche se è al 50. Madonna, Maboss quanto mi fa venire pisello rittissimo. Cioè, ma vi rendete conto che c'ha 14 cazzo di livelli in meno? E anche Bulky gli fa un cazzo sta roba, gli fa. Guarda Maboss, guarda Maboss, guarda Maboss, se lo porto alla Lega. Dio Madonna, se non lo porto alla Lega, sto cane. Sto cazzo di cane è un cane. È fortissimo. È fortissimo, è un cane. È un cane, non sa fare niente, sa solo mordere. È un cane incredibile. Mamma mia, ma boss, mamma mia, quanto cazzo sei incredibile. Non carico. È il momento. Allora, bel design, un po' persona. Sembra triste. Sì. Cioè, non mi piace il taglio degli occhi che gli disegna la maschera. Sembra triste. Non capisco la faccia, la bocca. Ed è vero che sembra un Digimon, avete ragione. Ricorda molto il design dei primissimi Digimon. Non mi dispiace. Mascarada, però è bellissimo. Mia Mascarada è... Il nome è molto bello. GG.
Ma è Naruto Run! Fa vedere? Sì, ragazzi, guardate. Stanno scendendo. Che cazzo è? Glimmet? Che strano. Una merda. Sì, assorbe no, roccia veleno, ne erba. Mantossina è nuova, hype. Se il Pokémon subisce danni da mosse fisiche, piazza i piedi degli avversari una trappola di punte velenose. Guarda al 25, l'attacco speciale 58, è grosso. Ok, droghiamolo. Oh, ci avevo dato 35. Si muovono tutti a 35 in questo gioco. Okay, però sta... è un mostro di Outer Wilds, è figo, un Heartless. Evolviamo Knucklestuck, ma poi mi sa che Knucklestuck ci saluta dentro Glimmora, che ci dà un attacco speciale che ci serve perché non ne abbiamo. Ha lo stesso typing di Knucklestuck, ma è... okay. Purtroppo non sono riuscito a calcolare le mie possibilità di vittoria. Oddio, oddio. 38. Che disperazione. Tinkatoff. Merda. Che carina! Merda! Che carina! Tinkaton! Perché pensa un sacco. Tinkaton. Il suo martello scaglia rocce in aria, cercando di abbattere i corvi Night in Ball. Incazzatissimo! Tinkaton vorrebbe imparare Gran Martello. Adesso ha 77 d'attacco, ora si raggiunge. Cosa? Hai visto il base power della mossa? Ora ho capito perché ha così poco attacco. Madonna, è gigantesco sto martello. Devo usare anche la terra, stalle, è vero, minchia. Quindi 160 per 2 è una 320. È una 320 e lui dice duri come la roccia. Ma vai, aspetta, vai, eccomi. Vai. Oh, Finneon. Resiste Finneon, eh? Perché è acqua. Cioè sì, resiste acciaio. Su di lui farà solo 160. Perché... pronti. Eccoci qua, eccoci qua. Nasce in testa un martello in mano. Pronti. Va bene. Ecco, non è molto efficace purtroppo. Che brutto colpo, è morto. Nell'anima. L'ho cancellato dal pool di Pokémon di Paldea. Sì. 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 Che cazzo è? Che cazzo è sta roba? Si chiama Garganacle. Tra l'altro anche il nome. Perché simile. Non potevano chiamarlo Barba. Garganacle. Beh, merda. Vai, fanculo, vai. Quindi anche relativamente veloce l'affection. Companino. Un po' di let's go. Cos'è cambiato? Pomot. Ragazzi, Pomot si è evoluto e ufficialmente si leva dal ballo. Know your fucking place, trash!